Buongiorno a tutti. Sono americano e c'è una grande differenza, o c'era una grande differenza fra gli italiani e gli americani di quando ero ragazzo. Quando ero ragazzo, e ancora c'è, ma molto di meno, in America c'era molto enfasi sulla libertà. Invece in Italia siamo stati schiavi da secoli senza renderci conto. Cioè, una cosa che ci ha colpito moltissimo quando siamo venuti 37 anni fa, 38 anni fa, a vivere qua, era quanto schiavi tu sei nella società, ma la gente è accecata. Allora, se una persona sa di essere schiava, uno ti prende prigioniero e ti butta dentro a casa con tutti i bari sulle finestre e chiude la porta e tu sai che sei schiavo lì dentro e che non puoi uscire e poi c'è una porticina e lui porta cibo e la butta dentro quel porticina e tu sai che sei schiavo. Cercheresti o vorresti uscire? Vorresti uscire? Certo. E cercheresti tutti, se qualche apertura, qualche modo di liberarti. Ma il problema è che oggi c'è tanta di schiavitù che neanche ci rendiamo conto. Se uno Stato fa tutto per te, vuol dire che ha tutto potere su di te. E non si rende conto. E non cerca di essere libero. Quindi un padrone che si fa vedere come padrone è meglio che un padrone che si nasconde. E c'è un padrone terribile. Era il peccato. Dici ad una persona, ma tu sei schiavo del tuo smartphone. No. Ok, spegnilo per 10 giorni. E non riesco. Usalo quelle 3 volte al giorno per 1 minuto. E poi lascialo spento. E non si riescono. Perché sono schiavi, ma non si rendono conto che sono schiavi. Ma forse c'è un altro messaggio, forse c'è questo, voglio vedere, schiavitù. Ma una schiavitù che la persona non si rende conto. Questo è un esempio, l'orgoglio. Spesso abbiamo orgoglio che è un padrone duro che ci distrugge la vita e non riconosciamo. Una delle cose che mi affligge più di tanto, vedere me stesso, vedere in tanti altri a cui do cura, vedere persone che dopo anni di essere stati schiavi, schiavitù che avrebbero potuto essere liberi, si svegliano e si rendono conto del danno che hanno fatto, danno che non si può disfare. Non si può disfare, si danneggia un matrimonio. Lì forse si danneggia figli, lì tu non puoi disfare quello. For la grazia di Dio, ma tu non puoi. Gesù in Matteo 11 parla della schiavitù, del giogo. Un bue sotto con un giogo non è libero, non può andare dove vuole. Attaccato a questo giogo e il padrone lo tira dove vuole. Gesù parla a chi riconosce di essere schiavo. Matteo 11, 28, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo.
Allora, il problema è che nella nostra natura carnale facilmente siamo travagliati, aggravati, ma non per il nostro peccato, ma per i problemi, per le ingiustizie che dobbiamo subire, per questi problemi qua e là, e lavoro, e famiglia, e società, e siamo aggravati per quello. Ma quelle cose non sono un padrone. Sono le prove della vita, ma non sono il nostro padrone cattivo. E se siamo attravagliati per quelle cose, non c'è libertà, perché Dio non ci promette una vita senza pesi e senza afflizioni. E tu puoi essere aggravato, travagliato, agitato e non troverai mai la libertà che stai cercando, non in questa vita. Ma Gesù invita, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo, e quando arriviamo comprendiamo, sta parlando la schiavitù del peccato e riposo nell'anima. Andiamo avanti. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi, facendo così, voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Allora, quando Gesù dice prendete su di voi il mio giogo, stai dicendo fatevi schiavi di me, perché siete già schiavi del vostro peccato. Siamo schiavi del peccato, ma il peccato è furbo, non si fa vedere come i padroni. E siamo schiavi, viviamo egoisticamente, pieni di orgoglio, scattiamo gli uni con gli altri, distruggendo le cose più belle, i rapporti, rendendoci sempre più schiavi dei nostri peccati. Ed è un giogo non dolce, ma duro. Non leggero, ma pesante. E Gesù dice, io vi libero da quel giogo. Venite a me. Scambiate quel giogo per il mio giogo. Lasciami essere il vostro Signore, il Salvatore. Prendete su di voi il mio giogo. Accoglietemi come il Signore della tua vita. Camminate dove vi dico io. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed essi mi seguono. E qui dice, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Imparate da me, mi ascoltano. Prendete il mio giogo, mi seguono. Cioè, se tu prendi il suo giogo, tu vai dove dice, tu lo segui. Imparate da me, le mie pecore mi ascoltano. Gesù sta dicendo la stessa cosa qui. Diventate le mie pecore, perché il mio giogo non è come il giogo che hai avuto finora. Non vi fa essere travagliati e aggravati. Dà riposo all'anima. Riposo all'anima. Sto dando cura a una famiglia che stanno passando situazioni fra i più dolorosi che conosco in tanti anni. Eppure stanno avendo pace e gioia. E non è possibile umanamente, ma non vieni da loro. Vieni da Cristo. Situazioni terribili. Appunto che abbiamo parlato l'altra mattina dicendo mai dobbiamo lamentarci di nulla, perché se loro possono avere pace così, le nostre situazioni non sono minimamente paragonabili. Eppure, togliendo gli occhi da Cristo, possiamo essere aggravati, agitati. Gesù sta parlando di avere un cuore con pace,
riposo all'anima. Cos'è il riposo all'anima? Il vostro cuore non sia turbato. Quante volte è turbato? Perché è turbato se lui dice che troveremo riposo per le anime? Allora perché a volte il nostro cuore è turbato? Cosa non abbiamo addosso in quei momenti? Il suo giogo. In quei momenti siamo sotto il giogo del nostro peccato, nostro orgoglio. Non vogliamo umiliarci per riconoscere il peccato. E non abbiamo riposo all'anima. Quindi, quando, vorrei dire sei, ma non posso dire sei, quando non ho un pace tranquillo, un cuore tranquillo, pace nel cuore. Quando il mio cuore è turbato, vuol dire che in quel momento non sto prendendo il gioco di Cristo, non sto ascoltando e seguendo il buon pastore, sto dando spazio al mio peccato. Ma in quel momento che il mio cuore è travagliato, è aggravato, è turbato, c'è un rimedio. Venite a me, venite a me. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Allora avremo un giogo leggero e dolce. Pace nel cuore a causa del nostro Signore. Vogliamo accogliere questo invito per avere pace in questa vita dove ci saranno afflizioni e ingiustizie. Ma possiamo avere pace. Preghiamo. Oh Padre, che il Signore è Gesù Cristo, che a pecore spesso stolte come noi, offre la vera pace, offre un cuore tranquillo, offre riposo per un cuore che prima era agitato, riposo per le nostre anime. Quindi un riposo profondo. Padre, grazie. E noi sappiamo che questo riposo all'anima è stato comprato a caro prezzo. Gesù doveva avere un'anima afflitta. Doveva andare alla croce e subire la tua ira al punto di gridare perché mi hai abbandonato. Quanto è costoso la pace e il riposo che Gesù ci offre. Vogliamo accogliere oggi questo riposo. Vogliamo umiliarci confessando ogni peccato. Vogliamo andare a Gesù e prendere il suo giogo e imparare da Lui per accogliere questi meravigliosi benefici che ci offre. In un mondo di tenebre ci offre la luce nel cuore. Grazie per il privilegio di incontrarci, per lodarti, per ringraziarti e per vedere più di te. Accogli la nostra adorazione, parla ai nostri cuori, per la tua gloria, per il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.